siamo sempre nel periodo della Pasqua, fratelli, che da Pentecoste la Chiesa celebra la risurrezione di Gesù, che è l'anima della fede cristiana. Non solo una dottrina da credere, ma una realtà da vivere. Noi possiamo vivere facendo dominare la morte, orientandoci verso la fine. Possiamo vivere orientandoci verso la debolezza, possiamo vivere invece con fissato lo sguardo sull'evento della risurrezione di Gesù, che getta luce su quello che sarà il nostro futuro, ma anche il futuro di tutta l'umanità. Con la risurrezione di Gesù, Dio ha manifestato che ha tolto la causa della morte, cioè il peccato, perché ha perdonato l'uomo. Sentiremo quindi anche nel liturgia di oggi parlare di questo evento della liberazione. San Pietro dice: voi siete stati rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva. E vogliamo iniziare questo santo sacrificio rinnovando il nostro battesimo. L'acqua che viene aspersa vuole essere il ricordo del battesimo per ravvivare la fede in Cristo morto e risorto, per aderire di mente e cuore con la vita, con le nostre scelte, le nostre convinzioni, con le nostre scelte appunto, perché dobbiamo fare scelte nella vita, ma secondo lo spirito di risurrezione, non di morte. E invochiamoci questa benedizione del Signore all'inizio di questa celebrazione. Nel battesimo ogni peccato è remesso. E rinnovando quindi il promesso del battesimo, noi rinnoviamo la purificazione da ogni male. Celebriamo che Dio ci ha perdonato e siamo salvati. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera più mirabile della nostra salvezza, ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con l'acqua della roccia. Con l'immagine viva dell'acqua, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nella lavaggio battesimale. Rendive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e donaci di essere uniti alla gioia, nella gioia dei nostri fratelli, che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore, e vive e regna nei secoli dei secoli. Nella tua misericordia, Dio Onnipotente, benedici questo sale. Tu che ordinaste al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordiamo le parole che abbiamo udito da San Pietro, quando nella seconda lettura ci diceva: voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. Sangue nella Bibbia sta per vita, il sangue della persona e la sua vita, quando dà il sangue dalla vita, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio che lo ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria.
in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. C'è stato un evento nella storia. Il figlio di Maria, Gesù, proclamato, consacrato figlio di Dio nel battesimo, perché era figlio di Dio, nato da Dio, ha assunto la nostra umanità e ha manifestato visibilmente in questo mondo la grazia di Dio, l'amore di Dio per ciascuno di noi. E come l'ha manifestato? Amandoci fino alla morte, versando il suo sangue, ingiustamente, perché se avesse sofferto per i suoi peccati, allora avrebbe semplicemente pagato le proprie colpe, e appunto perché è innocente, in grado di salvare gli altri. E voi per opera sua credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti. E gli ha dato gloria in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Ma che senso ha la risurrezione di Gesù? Se l'abbiamo ricordato tante volte e conviene ritornarci sopra, al peccato originale, che non è stato il mangiare un frutto, quella è una figura, il frutto è una figura. Quello che l'uomo ha fatto è stato scindere la propria vita dalla vita di Dio, vivere senza Dio, allontanare Dio da se stesso per fare una vita autonoma, senza Dio, per cui si è sconvolta la vita dell'uomo che col peccato ha conosciuto prima di tutto il male, l'ha conosciuto non attraverso un procedimento intellettuale di studio, l'ha sperimentato. Vedete quante persone vogliono sperimentare l'impurità e poi non riescono a staccarsi più. Sono di quelli che vogliono sperimentare certe cose, la droga, ma poi rimangono una vita intera avvischiata dalla droga. L'uomo ha conosciuto il peccato, cioè gli è entrato dentro, ha fatto un'esperienza di peccato, di vita senza Dio, contro Dio. E i frutti quali sono stati? Prima di tutto la corruzione dei sensi, l'impurità, la maliziosità che sta in mezzo alle nostre relazioni. Quanti sono coloro che sono ritenuti i nostri fratelli? Se noi rinasciamo a vita nuova, allora l'altro non è più un nemico, è un fratello da amare, da aiutare, non da dominare. Così la malizia tra uomo e donna non è frutto della creazione, è frutto della corruzione proveniente dal peccato. Ancora la morte stessa non è frutto della creazione, ma della corruzione del peccato. Cioè l'uomo col peccato ha interrotto quel procedimento di vita, di sviluppo della sua vita che doveva arrivare unito a Dio alla piena glorificazione. Invece è caduto nella morte. Allora la risurrezione di Gesù dai morti, che cosa rappresenta? Rappresenta che Dio dall'eternità ci ha perdonati, che Dio ha tolto di mezzo la nostra colpa, che Dio non è arrabbiato con noi, non solo ma ci ama, e la sua gioia sta nel salvare l'uomo, e il suo progetto per l'uomo è portarci tutti alla pienezza della gloria. Allora, se Dio ha risuscitato Gesù Cristo, vuol dire che davanti a noi non abbiamo il castigo, mentre noi viviamo in prospettiva di un giudizio, di una condanna. È tutto il contrario. Dio ha mandato suo figlio, lo ha manifestato visibilmente, però lo ha manifestato non come gli uomini si aspettavano. Avete sentito nel Vangelo dei discepoli di Emmaus che dicono a Gesù che era apparso loro. Dice, noi speravamo che fosse lui a ricostruire il regno di Israele. Aspettavano un dominatore, un condottiero che avrebbe sovvertito l'ordine politico e restaurato il regno ebraico su tutta l'umanità. No, è venuto nella povertà, nella debolezza. Anzi, non possedeva niente, neanche un sasso su cui poggiare il capo. Perché la sua ricchezza era Dio,
Perché se l'uomo si trova in questo stato è proprio che si è aggrappato ai beni della terra. Vedete come si vive per la ricchezza. Oggi il dire questo mondo è la ricchezza, e per la ricchezza si è disposto a far scomparire miliardi di persone dalla terra. Tutto è finalizzato alla ricchezza. È importante su questa terra chi produce ricchezza. Tu non produci ricchezza, sei malato, ti devi curare, allora sei un peso per la società. Perché non produci, anzi assorbi ricchezza, allora se scompare è meglio. E questo, quando sta avvenendo oggi in mezzo a noi fratelli, il peccato si sta ribellando a questa opera che Dio vuole instaurare sulla terra, il regno suo. Ecco allora la risurrezione di Gesù, è la manifestazione visibile che Dio ci ha dato, che ha tolto la radice della morte, cioè il peccato. Per cui a tutti gli uomini viene annunciata che cosa? La remissione dei peccati. Nel Vangelo di San Giovanni abbiamo sentito il giorno di Pasqua, quando Gesù appare agli apostoli, annuncia loro, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non lo rimetterete saranno rimessi. Prima cosa, il dono della remissione dei peccati. Nel Vangelo di San Luca leggiamo Gesù che dice agli apostoli, mentre li invia nel mondo, nel suo nome sta scritto, sarà annunciato la conversione e la remissione di peccati, cominciando da Gerusalemme. Nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli troviamo continuamente questi insegnamenti di San Pietro, di San Paolo. E quali sono? Dio vi ha perdonato, vi siete un buonato fratelli, che per opera di Lui vi viene annunciata la remissione dei peccati. Cioè Dio ha tolto la vostra condanna. Non si tratta di perdonare le piccole mancanze di errori che abbiamo fatto, no, è proprio stata tolta ciò che sta all'origine di tutto il male che è l'uomo. Per cui l'uomo non risponde a Dio con la sua fede, accogliendo il dono della risurrezione e della speranza che tutti dobbiamo avere davanti a noi. I martiri perché accettavano anche la morte? Perché sapevano che davanti avevano la vita eterna e la risurrezione, l'immersione e la gloria eterna. E questo è oggetto della nostra fede. Però suo credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Vedete come la fede nella risurrezione, fratelli, ci deve portare ad entrare in una nuova dimensione di vita, nella dimensione dello spirito che è amore. In Dio non c'è odio. Dio non ha mai giudicato né condannato nessuno. Dio condanna il male, ma ama il peccatore, il figlio suo, e lo dimostra mandando a morire in croce in Gesù, perché manifesta fino a che punto Lui ama la creatura. E questo deve diventare oggetto della nostra considerazione, l'ispirazione della nostra preghiera, deve essere l'anima, il motore che ci muove verso il futuro. Non la visione della morte, del castigo, delle guerre, no, queste cose ci sono, ma al di là di tutto questo c'è la gloria, la manifestazione della potenza di Dio che ci porta alla vita immortale. Perciò siete diventate nuove creature. Voi siete stati rigenerati, scrive ancora San Pietro nella sua lettera, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Siete stati rigenerati. E qui, ecco allora, fratelli, il senso della Pasqua, che non è fare una festa, è celebrare un evento. Pasqua per noi è accogliere Cristo risorto e lasciarci trascinare, sedurre nell'entrare nella dimensione dello Spirito di Dio che è amore. Hai peccato, ma Dio ti sta amando. Hai sbagliato, ma Dio dà la vita per ti salvarti. A questo ti ha destinati. Sappiate che come destino voi avete la vita eterna, dice l'Apostolo ai Tessalonicesi. Sappiate che come destino voi avete questo, ottenere la salvezza mediante la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Ecco allora, fratelli, non si tratta di venire in chiesa qualche volta, si tratta per la vita allo Spirito Santo. Si tratta per la vita allo Spirito di Dio,
lasciarci rigenerare mente e cuore, perché questa è la nostra chiamata, questo è il nostro destino, la vita eterna.